Dunque, quest'anno con Bao, quest'anno Venturo 2020, vedrà l'inizio del viaggio di Geist Machine, che è l'ultimo dei libri che ho proposto all'epoca a Bao, insieme ad Astrogamma e a Golem, per iniziare la nostra collaborazione insieme, che peraltro è stato, diciamo, l'inizio della mia carriera d'autore completo con i libri, no? Quindi sicuramente, diciamo, è un passaggio molto importante, perché sia la fine che anche il culmine, no, di questo primo gruppo di progetti. È una storia molto più lunga di quelle che ho scritto fino adesso, perché Geist Machine è, diciamo, per intenderci, se lo vogliamo usare come sistema metrico di riferimento, è tre golem, ok, per capirci, sono tre golem in fila in buona sostanza, ed è una storia di fantascienza, esattamente come le altre due, tutto sommato, come Golem e Astrogamma, diversissima perché non sarà una fantascienza ad alto tasso tecnologico, ma ci sarà comunque tanta tecnologia dentro, ci sarà tantissimo design. E a differenza, diciamo, delle altre storie, se devo dare la caratteristica più forte in termini autoriali miei, il vero salto di scala sarà sulla profondità con cui sono scritti i personaggi, perché a differenza di Golem, che partiva con un'idea di fiera bidimensionalità simbolica, funzionava un po' come una vetrata di una chiesa Golem per certi versi, Astrogamma è un schiettissimo fumetto di genere, no? Con tutti anche gli stereotipi che il genere impone, nel senso buono, se vogliamo, se può avere una valenza positiva il termine stereotipo. Nel caso di Geist Machine ho deciso di misurarmi invece con dei personaggi tridimensionali e che hanno un'evoluzione profonda, quindi mi sono preso una foliazione molto importante, titanica, ok, perché volevo fare un libro in cui finalmente potessi veramente affezionarmi io stesso ai personaggi che racconto, che è una cosa che non ho mai fatto negli altri libri. Gli altri libri, i personaggi per me sono sempre stati degli strumenti, delle pedine, no, per raccontare un concetto. Invece qui si parla proprio di storia nel senso più profondo del termine. Beh, allora, Bao Publishing per me rappresenta il momento in cui ho mollato tutto per fare i fumetti. Quindi io ho cominciato con loro a prendere la mia missione, diciamo, da autore, diciamo, assoluta, ecco, attorno al fumetto, di mettere il fumetto al centro di tutte le mie attività in maniera vera, e quindi guadagnarmi da vivere con i libri. Io l'ho iniziato con Bao, quindi la mia avventura con Bao equivale un po' alla mia rinascita da un punto di vista artistico, e devo dire che è quello che ha portato nella mia vita di buono Golem. È stato quantomeno inaspettato, no? E quindi sono proprio una bella sensazione a parlare della mia collaborazione con Bao, è stata una cosa bellissima per la mia vita in assoluto.